Ciao a tutti e bentornati da Bear Strong. Quest'oggi vi parlo di un film che è stato poco pubblicizzato e di cui ho sentito parlare veramente poco, pressoché nulla. L'ho trovato per caso sul catalogo Prime Video nelle ultime uscite, ho guardato il cast, ho guardato la storia abbastanza tosta e mi ha incuriosito. Il film in questione è L'amico del cuore. In regia Gabriela Coppertweit e nel cast Casey Affleck, vincitore di un Oscar, Dakota Johnson e Jason Segel. Il film vede la storia di una famiglia composta da Nicole e Matthew e le loro due figlie, e soprattutto anche l'amicizia fortissima di questi due con Dan. La storia di questa famiglia giunge a una svolta abbastanza triste quando si scopre che Nicole ha un cancro terminale. Da allora è importantissimo l'aiuto che dà l'amico Dan, sia a Nicole ma soprattutto a Matthew. Cerca di supportarli il più possibile, di stargli vicino. Quindi il film ruota attorno alla storia di questa famiglia, di questo loro amico, e bisogna dire, è un film drammatico, che secondo me ha un'impronta marcata per quanto riguarda i classici film Oscar ispirato a una storia vera. Abbiamo, come vi dicevo, un film drammatico con un risvolto abbastanza forte e delle interpretazioni niente male. Casey Affleck lo sappiamo, già ha vinto un Oscar, è un attore molto bravo. Jason Segel invece l'abbiamo visto in svariate pellicole co comiche. Io me ne ricordo una con Cameron Diaz e un'altra con Mila Kunis, per non parlare della serie famosissima How I Met Your Mother, dove lui, insomma, forse lì ha preso la popolarità e lo conosciamo tutti probabilmente per quel suo ruolo. Andando a Dakota Johnson invece è stata qui straordinaria. Lei è una di quelle attrici, un po' come è stata Kristen Stewart, che rischia di essere un pochino penalizzata per il suo ruolo cardine, no? In questo caso Dakota Johnson rischia di essere penalizzata per il suo ruolo in 50 sfumature, un po' come Kristen Stewart per Twilight. Ecco, Dakota Johnson in questa pellicola dimostra di saperci fare. Grandissima interpretazione. Molto molto brava, a me sinceramente mi ha sorpreso. Io non l'ho vista in molte pellicole, però devo dire che qua è stata molto molto brava. Il ruolo non era affatto semplice. E Jason Segel, come vi dicevo, l'abbiamo visto in ruoli più comici, qua se l'è cavata. Devo dire che ha fatto il suo. Poi devo dirvi che mi è piaciuta anche la regia. Ci sono diverse inquadrature che mi sono piaciute. Poi i personaggi non sono male, sono scritti bene. E diciamo che la storia magari non spicca per originalità, cerca di concentrarsi su questo rapporto tra appunto l'amico Dan e Matthew e Nicole, però sinceramente poi non è, come dire, così presente questo amico, cioè il film non si focalizza molto su di lui. In qualche momento cerca di darci un'idea della sua vita, però a un certo punto, alla fine, i veri protagonisti sono i componenti di questa famiglia. Quindi è un film che secondo me vi dovreste vedere più che altro per le interpretazioni, soprattutto di Dakota Johnson e anche volendo Jason Segel. Per quanto riguarda le performance lo consiglio assolutamente. Per il resto è una storia, come vi dicevo, drammatica che potrebbe essere similare a diverse storie che abbiamo già visto in passato in altre pellicole, però alla fin fine è godibile. Godibile, e quindi se voi volete dargli un'occhiata lo trovate su Prime Video e quindi gli potete dare un'occhiata. Il mio voto a L'amico del cuore è un 7.
Fatemi sapere voi nei commenti se l'avete visto o magari vi è incuriosito. Nel caso fatemi sapere nei commenti e lasciate un mi piace se vi è piaciuta la recensione. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete dappertutto. Seguitemi sulle pagine social Instagram e Facebook, lascio sempre il link giù in descrizione e attivate la campanella delle notifiche. Detto questo, io vi saluto. A un mio prossimo video. Ciao!